I muletti entrano, escono dal capannone, movimentano carichi, ma quello che oggi pesa di più e invisibile è quel vuoto, grave come piombo, lasciato dalla morte di un collega, Simone Mezzolani, 33 anni, schiacciato da un macchinario, come sembra delle prime informazioni, qui alla FAB di Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro e Urbino. Lascia anche due bambini molto piccoli, tra l'altro. La storia dell'ennesima morte sul lavoro, siamo arrivati a 3 morti al giorno sul lavoro, e quasi sono i numeri di una guerra civile. Questa piaga che fa sì che qualcuno che va a lavorare non torni dalla propria famiglia è una cosa inaccettabile. Immediati e purtroppo inutili soccorsi. Simone non ce l'ha fatta. Sul cancello della carrozzeria di suo padre un cartello chiuso per lutto, nero su bianco, quelle 3 parole che raccontano che il nome di Simone si aggiunge alla lista di oltre 1000 uomini e donne che nel nostro paese ogni anno muoiono sul posto di lavoro. Proprio in queste ore altri 2 lavoratori che non faranno ritorno a casa. Qui siamo a Modena. Lavorava sul tetto di un capannone un operaio di 44 anni, il volo di diversi metri, la morte in un attimo. Ancora, Trento, Natalino Paradisi, 55 anni, era a terra accanto al suo camion nel piazzale di una segheria in Valsugana, tradito da una sponda del mezzo che si sarebbe aperta all'improvviso.